Fine del mondo è un'espressione che viene usata in senso generico per indicare un possibile evento o una serie di eventi con conseguenze catastrofiche a livello globale, tali da causare la distruzione della Terra, della biosfera o della specie umana. Da un punto di vista antropocentrico, infatti, l'estinzione dell'uomo o la fine della sua civiltà equivarrebbero alla fine del mondo. Queste eventualità dal punto di vista scientifico potrebbero verificarsi per varie cause naturali e artificiali, come una pandemia estremamente letale, oppure la compromissione della biosfera a causa dell'inquinamento della sovrappopolazione, o ancora il verificarsi di una grande guerra nucleare. Viene dunque spontaneo chiedersi a quante fine del mondo siamo già sopravvissuti? Quante fine del mondo sono andate in un nulla di fatto? Forse la fine del mondo non è poi la fine del mondo. Ma mentre resistiamo e restiamo sotto assedio al presente tentativo di fine del mondo, diamo un'occhiata a quelle del passato. Manco a farlo apposta, proprio il 20 maggio del 1910 doveva finire il mondo. Poi no, ma lì per lì si pensò ad un sayonara generale. Il 1910 fu l'anno del passaggio della Terra nella scia di detriti della cometa di Halley. A intimorire era soprattutto la presenza nella coda della cometa di cianogeno, gas altamente tossico. Si temeva che potesse permeare l'atmosfera terrestre e lasciare l'umanità intera asfissiata. O che il passaggio potesse provocare enormi tsunami nel Pacifico, che poi perché si chiama così se in definitiva non lo è. La Terra nella notte tra il 18 e il 19 maggio attraversò silenziosa la coda della cometa di Halley, una scia lunga la bellezza di 25 chilometri, milioni di chilometri. I giornali, per aumentare le vendite, parlarono di una catastrofe, di una probabile ed imminente fine del mondo, conseguenze inevitabili, panico globale, incremento nelle vendite di maschere antigas, di pillole magiche antisoffocamento e di originali ombrelli per ripararsi da eventuali piogge tossiche. Ma nello stupore generale, il 20 maggio eravamo ancora tutti interi. Chi più? Chi meno? Rudolf Steiner, seguendo dei principi astrologici, affermò che la cometa di Halley sarebbe responsabile di impulsi materialistici nella società ad ogni suo passaggio. Tolstoi, Lev, nel suo diario, annotò che dopo il passaggio della cometa nulla aveva più senso se non l'attività spirituale. Mark Twain, invece, il famoso scrittore statunitense, nato durante il passaggio della cometa di Halley del 1835, morì, come lui stesso aveva predetto, durante il passaggio della cometa del 1910. Tutto questo per dire che forse la fine del mondo non è poi la fine del mondo. Ma se te la chiami, forse sì. Domo arigato.